miei. Allora. Dimmi tu. Aspetto il 3, 2, 1, via. Arrivo. Comunque sono sempre bene, Barbieri. E parlerò due volte oggi, pensa. E le presentazioni che faccio e che farò sono intrinsecamente correlate. Quindi alcune cose le dirò stamattina, alcune cose ve le dirò oggi pomeriggio. Se poi non vi siete annoiati tanto stamattina, è possibile che ci rivediamo anche oggi pomeriggio. Poi alcune cose ci saranno ovviamente un po' di overlap, un po' di ripetizioni, così magari uno cerca di comprendere bene i concetti fondamentali. Però abbiamo organizzato queste due presentazioni in questa maniera, ecco. Posso andare? Fantastico. Allora, benvenuti anche a voi. E questo setting, questo distanziamento è un po' particolare. Allora, la prima presentazione che facciamo oggi, parliamo dei sistemi di analisi del movimento che io personalmente ho contribuito a portare in Italia con il sistema FMS e il metodo McGill. Ora, non vi dico che faccio, non vi dico, vi dico quello, il motivo per cui sono qui e per cui questo non funziona bene. Ah, allora, il mio motto è aumentare le riserve di salute. Questo è il motivo principale per cui sono qui. E questo mio principio è migliorare le mie di riserve di salute. Mi sentirete in queste due presentazioni utilizzare questo termine, aumentare le riserve di salute, che non significa altro che aumentare il mio livello di salute in maniera tale che se c'è un fattore che eventualmente ha creato un problema nella mia salute, il mio allenamento, la mia alimentazione, il mio stile di vita mi permette di essere più resiliente a quel fattore in maniera tale che quel fattore possa non crearmi danni. Questo è l'aumento della riserva di salute. Ok? Ovviamente attraverso questo posso aiutare la mia comunità, che è qui oggi in parte, ma posso anche ispirare i colleghi ad aiutare la propria comunità e a migliorare le proprie riserve di salute. Questo è il mio scopo. Daniele, scusatemi, sono una cosa proprio per loro e per tutti quanti. Telecamera, ciao ragazzi, occhio che se ti muovi troppo tutte queste lezioni saranno poi online per loro, quindi rischi di poi non essere dentro. Scusami se ti devo fare una cosa interiore, ma è per voi che quando poi andate online se no non lo trovate dentro lo schermo. Sparito. È sparito, grazie. Allora, partiamo dal presupposto, questo è uno dei concetti chiave. Il movimento è un'espressione del sistema nervoso. Concordate con me? Sì. Ok. Se voi vedete questo piccolo filmatino, rendete conto che l'espressione del sistema nervoso di Undertaker non è proprio felicissima. Quindi questo può influenzare la maniera come cammino, la maniera come mi muovo. L'espressione del sistema nervoso è fondamentale. Ci siamo? Quindi il movimento di base, le abilità di movimento di base, sono una espressione del sistema nervoso. Lo interrompo così non perdiamo il focus. Ci siamo? Ora, secondo voi, la potenza, la forza, la resistenza sono delle espressioni del sistema nervoso ad un alto livello o non c'entrano niente col sistema nervoso? Forza è un'espressione del sistema nervoso? Tutto sì. Con, certo. Tu, forza neurale. Ok, perfetto. Ci sono dei sistemi inibitori sotto corticale. Che vuol dire? Vuol dire che il sistema subtalamico può fare da feedback e inibire un movimento. Certo, però è un'espressione del sistema nervoso. Certo. Giusto, no? Ok, il presupposto delle analisi del movimento e della qualità del movimento generale passa sotto questo concetto che se la espressione del sistema nervoso, ossia il movimento, ha un livello base, ha delle problematiche, ha delle disfunzioni, è possibile e molto probabile
che un'espressione del sistema nervoso ad un più alto livello non possa essere soddisfacente. Mi seguite? Okay. Faccio un esempio più banale, no? Perché Stefano, il nostro ingegnere meccanico, che dopo ci aiuterà in alcuni concetti base, mi ha detto: Daniele, spiega questo concetto un po' meglio. Allora, facciamo un esempio. Io sto in terza elementare e non sono in grado di fare i pensierini che si fanno in terza elementare. Quindi non sono in grado di argomentare e di avere una proprietà di linguaggio, che è un'altra espressione del sistema nervoso, per creare dei pensierini con 7 parole. Quanta possibilità ho io di essere in grado di fare una composizione più lunga? Quindi di esprimere il mio sistema nervoso a un livello più alto pertinente alla quinta elementare? Nessuno. Nessuno. Ok? Quindi il presupposto delle analisi del movimento parte dal valutiamo la qualità del movimento a un livello di base per assicurarci che questo non sia un freno a mano per lo sviluppo o l'espressione di capacità del livello del sistema nervoso ad un più alto livello. Ci siamo? Ecco perché dobbiamo avere un insieme di strumenti per valutare il movimento dipendentemente dalla fase nella quale il mio cliente, il mio paziente, il mio atleta si trovi, e anche me stesso ovviamente, perché vi ricordo il primo mio obiettivo è aumentare le mie riserve di salute, quindi tutte queste cose le applico su me stesso in primis, e sono ormai più di 20 anni che lavoriamo su questa cosa. Ok, allora cercherò, ragazzi, di andare abbastanza veloce perché ho un sacco di materiale e vi dico come questa giornata si organizza. Parlerò dell'FMS di McGill, vi farò vedere alcuni esercizi pratici se abbiamo tempo e vi farò vedere alcune ultime ricerche scientifiche di aprile-maggio di quest'anno a supporto di tutto quello che ho elencato. Ok? Quindi, una cosa interessante, questo è un detto che ho sentito dire al professor McGill, e se l'unico strumento che voi avete è il martello, tutto quello che vedete assomiglierà a un chiodo. Questo significa che se i nostri strumenti di valutazione sono limitati, la nostra possibilità di intervento non può essere vasta. Semplice. Quindi è interessante perché vedo molti colleghi in questo campo che si focalizzano sulla anatomia. La anatomia, ognuno di voi ha una anatomia diversa dalla mia e probabilmente ognuno di voi non presenta nell'insieme delle vostre articolazioni una normalità ortopedica in tutte le articolazioni. Nonostante ciò, c'è qualcuno di voi sicuramente che dimostrerà una sufficienza nella qualità del movimento, ossia nell'espressione del sistema nervoso. La discriminante qual è? È il controllo del movimento, ossia quella capacità che il cervello ha di governare il nostro corpo. E questo, parlando di un'esperienza estremamente personale, vi devo confessare che da piccolo, essendo nato nel 76, dove uno scrutinio di indagine sulla displasia delle anche non era stato canonizzato, purtroppo, io sono nel 76, questa cosa non è ben fatta e io ho una displasia delle anche, quindi una asimmetria strutturale delle anche. Ovviamente questo mi obbliga a avere una funzionalità diversa da una parte o dall'altra, e l'unica cosa che io posso fare, non potendo correggere la mia anatomia, è aumentare il livello di controllo del movimento sotto il mio peso corporeo e sotto delle sollecitazioni più alte, in maniera tale che il mio controllo motorio eventualmente cerchi di compensare al massimo la mia differenza strutturale. Quindi limitarci allo studio dell'anatomia purtroppo non ci dà l'intero quadro di come il nostro corpo funziona e di come il nostro cervello possa esprimersi attraverso il controllo del movimento.
da questo punto di vista dobbiamo avere uno strumento che analizzi o eventualmente identifichi la funzionalità intrinseca del nostro corpo. Ossia, il termine functional training deriva proprio dall'FMS all'inizio, alla metà degli anni 90, perché l'FMS, Functional Movement Screening, quindi lo scrutinio dei movimenti funzionali, teorizzava che il movimento generale su quel nostro peso corporeo può essere scisso in abilità di movimento che sono prettamente relative all'essere umano. Ok? Ora, negli anni 90 c'è stato un po' un equivoco nella divulgazione dello scopo dell'FMS. Si diceva che se il tuo movimento o l'espressione del tuo sistema nervoso era sufficiente, allora tu potevi essere protetto dagli infortuni. Ok? Ma se voi vi rifate al ragionamento che abbiamo fatto prima, una sufficienza dell'espressione del sistema nervoso a un livello base non può garantirmi la protezione quando il mio sistema nervoso si sta esprimendo ad un livello più alto, perché quel livello più alto non l'ho analizzato. Chiaro? Semplice, no? Poi, un'altra cosa interessante e criticata nell'FMS è che, ok, in FMS facciamo questi test per valutare la qualità generale dei movimenti, ma è veramente l'analisi dei movimenti funzionali? Mi dà veramente dei dati per i quali io sono sicuro che sto lavorando sulla qualità del movimento della persona? Bene, ovviamente non potremo chiamare un allenamento functional training se non abbiamo uno strumento che determini la funzione iniziale e analizzi la funzione dopo quell'allenamento. Se parliamo di functional training per migliorare la funzione umana. Per migliorare la funzione umana dobbiamo avere un test che ci permetta di capire il livello di funzionalità di partenza e ci permetta di capire il livello di funzionalità di arrivo dopo il programma di allenamento giornaliero, mensile, annuale. Ci siamo? Quindi piano piano sto cercando di dirvi una serie di concetti che si sommano l'uno sull'altro e si sovrappongono. Quindi, bravo Ste. Non avevamo preparato questa cosa. No, quindi il concetto di funzionale. Sì. Non è un concetto. Scusate ragazzi, non so se si. Pronto? Esatto. Un attimino. Non è un concetto univocamente focalizzato sull'allenamento o sull'esercizio che devo fare. Ok, il termine funzionale ha due significati. Esatto. Ok? Se il termine funzionale è per migliorare la funzione umana, ci deve essere un sistema di analisi del movimento e un sistema di controllo del movimento. Se l'esercizio è funzionale a lo sviluppo della massa muscolare, è un altro discorso. Il termine è funzionale e ha una doppia connotazione. Me l'ho spiegato? Mi seguite? È un termine che bisogna interpretare. La ginnastica funzionale nasce proprio per un recupero nelle fasi anche post-traumatiche, per cui per ritornare in certo, però abbiamo sempre bisogno di un'analisi pre, certo. Durante e post. Se Daniele, ecco, dovrebbe rispecchiare il modello prestativo dello sport che fa l'atleta, certo, ed essere sport specifico, che sono due cose. E ne parleremo, e ne parleremo. Ne parleremo perché il livello, gli strati di livello di significato prima di arrivare a quello sono molteplici. Se no non è funzionato. Esatto. Ha degli obiettivi. Infatti è questo il concetto di base, che purtroppo il termine funzionale sembra. Sta cercando di darvi un sacco di informazioni in maniera tale da fare un discorso coerente. Allora, sarebbe buono. Quindi partiamo con lo scrutinio dei movimenti funzionali che. Tornando indietro, aspetta. Scrutinio dei movimenti funzionali, che sono questi sette movimenti, queste sette abilità di movimento che, se raggruppate, eventualmente identificano
la mia qualità di movimento generale. Bene. Daniele, come fai a sapere che questi movimenti sono realmente una rappresentazione della qualità del tuo movimento generale? Allora, l'ho detto prima, movimento è l'espressione del sistema nervoso a un livello base. A un livello più alto, l'espressione del sistema è più complicata. Ok? Quindi, nel caso in cui io avessi una disfunzione o una insufficienza dell'espressione a un livello di base e riuscissi a risolverla, avrei un immediato beneficio sull'espressione del sistema nervoso a un più alto livello. Mi seguite? Ok? E è esattamente quello che l'FMS ha creato nel suo sistema. Ossia, l'FMS, che è lo scrutinio dei movimenti di base, la qualità dei movimenti, è corroborato da uno scrutinio delle capacità fisiche. Queste capacità fisiche possono essere influenzate in maniera positiva e immediata allorquando sono frenate da una qualità di movimenti non eccelsa o non sufficiente. Quindi quello che succede è: la mia qualità di movimenti non è sufficiente, la risolvo con un intervento brevissimo e immediatamente dopo la mia espressione ad un livello più alto migliora. Stefano, Lorenzo e Matteo, ne abbiamo di esempi quotidiani su questo? Sì, la mi è capitato più spesso, purtroppo dico a tutti quanti, è per esempio sulla caviglia, cioè un miglioramento immediato sulla torsipressione. Sulla torsipressione della caviglia, agli atleti che seguo dà immediatamente, ma immediatamente, un riscontro positivo sul salto. Sul salto in lungo come espressione della potenza. Quindi la potenza è influenzata da un semplice lavoro di mobilità sulla caviglia. Ok, quindi prima di arrivare a delle abilità sport specifiche, ci dobbiamo occupare delle capacità fisiche che, diciamo, sono pertinenti all'essere umano. Quindi il principio fondamentale dell'FMS, il secondo principio fondamentale, è protect and correct. Quindi proteggere quando la nostra qualità di movimenti non è sufficiente. Quindi se per esempio non ho la abilità di fare uno squat a corpo libero, probabilmente la scelta di caricare quel modello di movimento con dei sovraccarichi fin quando quel movimento non è massimizzato nella sua qualità potrebbe non essere una opportunità o una via da perseguire. Quindi, correct invece è utilizzare degli esercizi per aumentare la qualità del movimento, ma lo sviluppo delle capacità fisiche e eventualmente delle abilità sport specifiche è l'obiettivo che io mi pongo per me stesso e che mi piacerebbe fosse l'obiettivo per i miei clienti, i miei pazienti. Bene, ora, quanti uomini ci stanno? Cos'è? Quasi sempre tutti uomini, ma non è un problema. Ora vi faccio un. Non so. Però questa è una cosa prettamente da uomo. Tu hai mai giocato a PES? Gli uomini hanno giocato a PES. Ok? Sapete quanti di voi hanno giocato a FIFA, a PES? E quanti di voi sono stati affascinati dalle statistiche dei giocatori? Da quella schermata che diceva. Questo è Francesco Dotti. Insomma. Sono di Roma, se non si sentiva. Quindi, quanti di voi non sono rimasti affascinati dai voti che gli atleti, insomma, che i giocatori avevano nella velocità, nel dribbling, nella potenza di tiro? Ok? Quindi, la prestazione di Francesco veniva identificata con un grafico a stella. Ok? Cosa? Se vi dicessi che attraverso l'FCS noi possiamo avere una rappresentazione delle nostre capacità fisiche simile a questa, in questa maniera.
abbiamo identificato quattro grandi aree di prestazione o di capacità fisica, ossia il controllo posturale, il controllo del movimento ad un livello più alto rispetto al nostro peso corporeo, il controllo dell'esplosività e il controllo dell'impatto, che si traduce con il controllo e la rigenerazione dell'energia cinetica. Quindi questa raffigurazione mi fa vedere che la normalità o la sufficienza, per dirlo meglio, dovrebbe essere rappresentata dalle linee blu, mentre in quell'atleta specifico abbiamo una insufficienza nel controllo del movimento, nel controllo dell'esplosività e nel controllo dell'impatto. Quando questi valori sono associati ai valori dell'FMS, della qualità dei movimenti, posso capire se quell'atleta è sottoallenato o quell'atleta, nel caso in cui la qualità dei suoi movimenti fosse buona. Nel momento in cui la qualità dei movimenti non è buona, non è sufficiente, so che c'è, oltre all'eventuale ipoallenamento, che è una parola che mi piace tanto a me, c'è un fattore, un freno a mano, che non gli può permettere di sviluppare un'espressione del sistema nervoso ad un più alto livello. Mi seguite fino adesso? Se espandiamo questo grafico attraverso tutte le altre capacità fisiche che si raggruppano in quelle quattro macro aree, abbiamo il grafico a stella, e un'altra volta la linea blu è quella che dovrebbe essere la sufficienza, e eventualmente, se andiamo a fare un'analisi per lo sport specifico, per il livello di competizione, per l'età e per il sesso, avrò degli altri valori che rappresentano invece la media dei miei competitor. Allora, l'FMS negli anni, in questi 20 anni, ha collezionato così tanti dati negli sport in tutto il mondo, che ci permette di comprendere se il livello tuo prestativo di capacità fisiche è nella media delle persone che fanno il tuo stesso sport, della tua stessa età, del tuo stesso sesso e del tuo stesso livello. Quindi per me, come Daniele Barbieri atleta, questa è una cosa fantastica, perché mi fa identificare la mia prestazione fisica come il giocatore di PES. Però tutta questa cosa ha delle basi che non possono essere tralasciate, quindi tutta questa cosa non posso arrivare a farla se la qualità del movimento non è analizzata, monitorata e corretta. Bene. Quindi piano piano stiamo vedendo il sistema FMS. Praticamente, Michela, che devo fare? Devo fare lo scrutinio dei movimenti. Se quello è sufficiente, faccio lo scrutinio delle capacità fisiche, se sono sufficienti, e se sono sufficienti in base all'ambiente nel quale mi trovo, livello di competizione e sport. E poi lo scrutinio delle abilità tecniche, perché ovviamente se le mie capacità fisiche sono maggiori, il livello possibile dello sviluppo delle mie abilità tecniche è migliore. Un esempio: se Ronaldo avesse una velocità minore, riuscirebbe a fare quei dribbling, riuscirebbe a fare quelle accelerazioni dal punto di vista tecnico? No. Quindi le capacità fisiche sono la base per lo sviluppo delle capacità atletiche specifiche dello sport. Nel caso in cui invece c'è l'evocazione del dolore, adesso piano piano stiamo sforando in un altro sistema, indipendentemente da quando questo dolore venga evocato, se nelle qualità dei movimenti di base, se nelle capacità fisiche, se nelle abilità tecniche, dobbiamo capire il motivo per cui il dolore o la sintomatologia viene evocata e tornare indietro, eventualmente fare una valutazione specifica per parti e non per movimenti. Questa è la differenziazione. E
nell'FMS c'è un protocollo di analisi del movimento per parti che è prerogativa del personale sanitario. Quindi arriviamo, e adesso abbiamo parlato dell'FMS, che è un sistema per valutare la qualità dei movimenti. Ora, questa immagine è presa da una conferenza alla quale noi come gruppo Atlas siamo stati testimoni a Stanford University nel 25 gennaio del 2015, dove McGill e Greg Hook è l'ideatore dell'FMS, si confrontavano proprio sull'analisi del movimento. Vai. Ora, noi come gruppo di lavoro e come sistema di lavoro utilizzavamo le nozioni di McGill e le nozioni dell'FMS già da tempo, e ci siamo resi conto in una maniera molto profonda che i due sistemi sono un po' biased, vuol dire che sono un po' influenzati dal tipo di clienti, pazienti che ognuno di loro ha in maggioranza. Ora, le persone che sono destinatari dell'FMS sono quelle persone che vogliono allenarsi, sono quelle persone che vogliono migliorarsi, sono quelle persone che eventualmente hanno qualche doloretto e eventualmente vogliono recuperare. Quindi diciamo che è una grande maggioranza di persone. Le persone invece che il professor McGill, uno dei più grandi esperti di mal di schiena al mondo, tra i quali ho tradotto i suoi libri in italiano, ha una base di clientela che è molto specifica, ossia quelle persone che hanno mal di schiena ripetuto, reiterato, e che non se ne va con dei meccanismi di terapia normali, e eventualmente che all'interno della medicina statunitense non rientrano nella parte chirurgica e non trovano aggiornamento nella parte fisioterapica. Quindi la differenziazione della clientela fa anche la differenziazione nella maniera nella quale loro vedono il movimento. Ok? Boyle ce l'ho messo perché Boyle prende delle nozioni da entrambi. Boyle è un altro tecnico con base in Massachusetts e prende nozioni da entrambi. Tanto è vero che su una discussione tra Boyle e McGill e Cook è uscito la prospettiva della interdipendenza regionale, di cui vi parlerò oggi e oggi pomeriggio, stamattina e oggi pomeriggio. Però andiamo avanti. Allora, quindi per comprendere le differenze nel sistema FMS e nel metodo di McGill è necessario comprendere gli inneschi del dolore sulla schiena. Quello è Neymar. Ok, questo è l'argomento di oggi pomeriggio, però ve ne accenno. Ora, ogni movimento che le nostre vertebre fanno può essere identificato con una, se magari rappresentiamo le vertebre su un piano, su un sistema di assi cartesiani, con tre forze: una forza compressiva con una direzione, non parliamo di direzione, la forza compressiva, una forza di taglio anteriore e posteriore e una forza di taglio laterale. Ok? Quindi ogni movimento, ogni sollecitazione aggiunta e alla quale la mia schiena viene sottoposta può essere scissa in queste tre grandi forze.
queste grandi forze eventualmente possono creare una intolleranza meccanica, che significa che una forza che in teoria non dovrebbe creare un dolore, quando applicata alle nostre parti corporee, invece applica dolore. Quindi questo è il sistema di McGill, del quale parleremo in dettaglio questo pomeriggio. Parleremo della biomeccanica, parleremo dei movimenti e dei momenti di movimento, che sono due cose completamente diverse e che distribuiscono e sollecitano le parti corporee con una serie di forze completamente diverse. Ok? Quindi i due sistemi sono eterogenei, non sono congruenti. Uno si occupa della qualità del movimento, dello sviluppo delle abilità di movimento a dei livelli successivi. Uno si occupa di identificare le forze e i movimenti che creano degli inneschi e delle intolleranze meccaniche e come risolverli. Ci siamo? Quindi nella mia visione, nella mia interpretazione di questi due sistemi c'è un continuum, perché purtroppo, o meno male, l'80% dei miei pazienti sono pazienti con dei dolori alla schiena da tanto tempo, che non riescono a risolvere, che però capiscono, dopo aver visto un sacco di altre persone, che eventualmente la loro forma fisica è uno dei fattori, e se non il fattore principale, per il quale quel mal di schiena non riesce ad andare via. Quindi quello che noi facciamo come gruppo, la nostra filosofia, è utilizzare i due sistemi o pezzi dell'uno, pezzi dell'altro, all'interno della stessa persona, per cercare di migliorare il movimento in maniera tale che la schiena non faccia più male e eventualmente aumentare le riserve di salute in maniera tale che quei fattori che hanno creato il mal di schiena possano essere meglio tollerati. Ci siamo fino adesso? Oh, perfetto. Quindi questa è l'introduzione. Bene, quindi la produzione McGill che cosa fa? Fa l'esame fisico per scongiurare che il mal di schiena non provenga da cause sinistre. Sapete cosa vuol dire cause sinistre? Quindi quando ci sono dei processi patologici alla base del mal di schiena, quello non è un problema che si può risolvere con gli esercizi o con un approccio terapeutico, fisioterapico, ecco. E quello è una cosa che deve essere ovviamente riferita a un personale medico che si occupa di quello. Quindi il primo la cosa principale è che se il mal di schiena è cronico e ripetuto, dobbiamo scongiurare che ci siano delle cause sinistre. Poi dobbiamo identificare le intolleranze meccaniche, ossia dobbiamo individuare i movimenti che creano dolore e scenderli nelle componenti principali per comprendere quali sono gli inneschi del dolore, per comprendere quali siano le parti corporee che sono coinvolte nell'evocazione del dolore. Ragazzi, questo è quello che io dico ai miei clienti e pazienti ogni volta che faccio una visita. Identificare quindi le parti coinvolte nell'evocazione del dolore e identificare le parti coinvolte nei movimenti che eventualmente hanno creato questo problema e eventualmente obbligano quella parte a muoversi in quella maniera. Quindi, questo è fondamentale, è un concetto base. Identifico le parti corporee nell'evocazione del dolore e eventualmente escogito degli esercizi terapeutici. Identifico le parti corporee coinvolte nei movimenti evocatori che non hanno e non manifestano una qualità sufficiente, quell'altro sistema che abbiamo parlato prima, e produco una serie di esercizi rieducativi per migliorare la qualità dei movimenti. Quindi il sistema McGill incastonato nell'FMS mi dà due risultati, degli esercizi terapeutici e degli esercizi rieducativi, in maniera tale che l'esercizio terapeutico possa
possa, diciamo, migliorare la struttura scheletrica che, se abbiamo dolore cronico ripetuto, sappiamo essere compromessa. E dopo vedremo la ricerca scientifica stasera su questo argomento. Ma è possibile che ci siano degli obblighi funzionali per i quali quella struttura corporea debba funzionare in quella maniera. Quindi mi devo assicurare che la qualità dei movimenti non sia un freno all'espressione del sistema nervoso che mi permette di salvaguardare con dei movimenti migliori quella parte che in quel momento è non infiammata, perché non mi piace questo termine, ma sicuramente irritata, perché provoca dolore a un livello di dissociazione più basso del normale. Ci siamo fino adesso? Che volevi dire? No, volevo dire che probabilmente quell'ultima freccia del diagramma a flussi che Daniele vi sta spiegando, esatto, grazie, è proprio quello il ponte o il link di cui tu stavi parlando all'interno, certo, della presentazione, cioè come noi riusciamo a passare da un sistema selettivo in cui ci sono delle parti corporee che sono dolenti perché magari quella persona ha la sensazione di sentire dolore, magari la schiena in questo caso, e riusciamo poi dopo a trasporlo in un sistema, in un insieme ben più grosso in cui non solo ci focalizziamo sulla parte dolente con degli esercizi terapeutici che poi Daniele vi spiegherà quali sono, ma ampliamo questo sistema, poi ampliamo questo sistema e ci portiamo dalle parti al movimento di tutto il corpo, cioè con degli esercizi riduttivi e magari poi anche allenando. Perché l'obiettivo qual è? Togliere il dolore, ma farlo muovere meglio in maniera tale che le sue riserve di salute aumentino, in maniera tale che quegli stessi fattori che hanno creato quel dolore possono essere meglio tollerati. Bene. Ok, quindi le differenze sostanziali, perché Michela mi ha chiesto, ma io che devo fare? Ma io come faccio a identificare quello che devo fare? Te lo dico io, cioè ti dico la mia esperienza, non è che ti dico quello che devi fare, ti dico la mia esperienza. La diatriba tra i due sistemi giace nell'allenamento per il core. Ok, secondo voi qual è l'esercizio terapeutico e qual è l'esercizio rieducativo in questa foto? Ce n'è uno che può essere uno e l'altro o ce n'è una differenziazione netta? Diciamo che il primo va a studiare. Posso dire? Certo. Secondo me Daniele manca un pezzo, perché voi avete parlato di dolore ma non abbiamo parlato di compensi. Non sempre il dolore è dove c'è la limitazione funzionale. Quindi se io ho un dolore alla schiena... Ok, non è questo l'argomento. Non capisco, però se io ho una sacroiliaca, questo è funzionale, se io ho una sacroiliaca candidata funzionalmente e lavoro sul core, combino più pasticci, quindi ma infatti l'origine del dolore. Il dolore può essere figlio del compenso, non può essere, non è necessariamente figlio del problema o della limitazione. Ma certo, tanto è vero che se noi andiamo indietro nel... Se no creiamo confusione. No, cioè, non creiamo confusione, questo crea la confusione. Perché noi dobbiamo identificare le tolleranze meccaniche sulla schiena, perché in quel caso McGill utilizza un sistema di identificazione perché il suo gruppo di clienti ha un mal di schiena cronico e reiterato e quindi la sua... gruppo di popolazione altamente specifica. Ok, quello che dici fa parte del sistema delle compensazioni che noi identifichiamo con l'SFMA, ossia un'analisi che è prima, un'analisi di della funzionalità del nostro corpo in base alle parti corporee, al controllo motorio, per identificare quelle parti corporee che sono coinvolte con la evocazione del dolore, i famosi compensi, ok? Ma McGill, in virtù del fatto che ha una popolazione altamente specifica di pazienti, quello che ha teorizzato è identificare le parti corporee all'interno della schiena che evocano dolore. Questo, incastonato in questo sistema, mi permette di comprendere l'interno delle altre parti corporee quali sono le parti corporee che non stanno funzionando sufficientemente bene o che vanno incontro dei compensi.
però ancora ci devo arrivare. Quindi anche come le misuri poi, Daniele, queste cose. E se non le misuri come le scopri. Ma certo, però quello che misura è proprio quello che vi sto dicendo. Quindi numeri. Certo. Però non posto di dire, oggi sto facendo un'introduzione generale di due concetti che ne manco, insomma, ci vorrebbe due giorni per farlo. Va bene, quindi, allora, questo di solito è un esercizio terapeutico. Questo di solito è un esercizio rieducativo. Questo di solito è un esercizio che sfrutta un'integrità strutturale e si basa sulla riflessologia spinale. Questo è un esercizio che invece ha come presupposto che l'integrità spinale non ci sia, ed è per questo che è un esercizio terapeutico e non un esercizio rieducativo, ossia che eventualmente migliora la qualità del movimento di quella zona specifica. Ma piano piano vi dico. Ok, quindi la differenza fondamentale nel modo pratico tra i due sistemi è l'esercizio sul core, perché la schiena in questo caso diciamo che è un po' importante, ok? È l'asse principale. Ok, definiamo velocemente cos'è il core, cos'è l'allenamento sul core. Ok, questo penso che l'avete visto mille volte, insomma. Il core può essere definito in una maniera parziale attraverso le parti corporee o attraverso, questo è importante, o attraverso la funzionalità, ok? Si dice che queste parti siano le parti del core, ma anche queste e la muscolatura delle gambe, perché quella muscolatura che mi frena il movimento fa parte del core. Ok, quindi stiamo facendo una differenziazione tra le parti e la funzionalità. Poi una cosa interessante è il cilindro, che si parla di DNS, ma si parla in tutte le discipline che abbracciano lo sviluppo neurologico infantile, quindi il diaframma pelvico, il diaframma respiratorio, eccetera eccetera. Ok? Quindi quello che però è uno dei concetti fondamentali che andiamo a spiegare è la interdipendenza regionale. Ora lo vediamo in una maniera, questa sera lo vediamo in un'altra maniera un po' più specifica. Quindi la spiegazione è parte 1. Allora, questo concetto proviene da una discussione, da un ragionamento che è stato fatto da Boyle e da Greg Hook, che però, con il quale però McGill è d'accordo. Quindi questo, diciamo, accomuna le scuole di pensiero. Allora, se noi vediamo il corpo e vediamo le parti corporee, ci sono alcune parti corporee che hanno delle prerogative di funzionamento, ossia sono delle parti corporee che creano il movimento, ci sono delle parti corporee che creano invece il supporto per quel movimento. Bene, allora, creano movimento, creano supporto, è una modifica che personalmente abbiamo fatto a questo concetto, perché il termine mobilità e stabilità non faceva altro che creare confusione. Ok? Ogni articolazione, ogni parte corporea ha la sua mobilità intrinseca nei tre assi cartesiani, quindi ha tre gradi di libertà nello spazio, e ha la sua, se è integra, stabilità intrinseca. Ma i concetti di mobilità e stabilità non sono quelli articolari, quindi sono dei concetti un po' più generali che è meglio, secondo me, esprimere con creano movimento e creano o creano supporto. Quindi partiamo da terra. Allora, il piede è il punto di contatto, quindi il piede dovrebbe creare un supporto per far sì che la caviglia
abbia la possibilità di muoversi e di creare movimento. Il ginocchio crea supporto in maniera tale che l'anca possa creare movimento. Il sistema lombopelvico crea supporto in maniera tale che il torace possa creare movimento, la scapola possa creare supporto, l'articolazione glenohumerale possa creare movimento e così via. Un'altra identificazione, un'altra peculiarità di questa spiegazione è che all'interno dei loro tre gradi di mobilità nello spazio, le parti di supporto hanno la quantità di movimento specifico in un piano specifico. Quindi il gomito e il ginocchio hanno il movimento principale, non esclusivo, nel piano sagittale. Quelle sono quelle parti corporee che sono identificate come le parti che creano supporto. Le parti invece che non hanno un piano specifico di mobilità sono le parti che dovrebbero generare il movimento, ossia il momento di movimento, dovrebbero generare la potenza per creare il movimento, sfruttando il supporto delle altre parti corporee. Ne si evince che il movimento generale del nostro corpo è una concatenazione di parti corporee che esibiscono supporto, creazione del movimento, supporto, creazione del movimento. Per visualizzare ancora meglio questo, se voi, forse a Bologna non ghiaccia più, però a Milano sì, se voi avete mai provato a spingere una macchina su una superficie ghiacciata, è complicatissimo, è impossibile, perché non riesco a creare la potenza perché non ho il supporto del terreno. Ok? Quindi è fondamentale comprendere questo, quindi stabilità, mobilità sulla caviglia o supporto sul ginocchio, diciamo, mobilità sull'anca, supporto sulla parte lombare e così via. Ora, come vi dicevamo prima, l'FMS parte dal presupposto che ci sia una problematica nella qualità del movimento, ma che la struttura sia integra. McGill parte da un altro presupposto, che la qualità dei movimenti è fondamentale, ma la struttura non è integra. Quindi la differenza nei sistemi di allenamento e di esercizi è proprio questa. Non posso creare una normalità di movimento in una struttura che non presenta una, almeno per quel momento, una integrità strutturale. Ci siamo? Ok. Bene, quindi le varie scuole di pensiero sull'allenamento del core provengono da diversi obiettivi. Quindi, chi di voi non ha visto Rocky? L'ho visto mille volte. Fuori. Quindi, dei metodi di allenamento come questi hanno l'obiettivo di aumentare la massa muscolare per la protezione, ma in un certo maniera sfidano la funzionalità stessa della schiena. Ok? Altri sistemi appartengono anche ad altri film, come questo, perché non solo sfidiamo la funzione della schiena, ma aumentiamo di molto l'entropia, ossia la difficoltà che quella schiena ha per controllare il movimento. Quindi probabilmente questo, a meno che non sia un atleta di CrossFit che devo tirare quella palla, quindi quello scopo, un esercizio del CrossFit è proprio tirare la palla, non si... e probabilmente questo non è uno dei migliori esercizi per, diciamo, salvaguardare la funzione della schiena, no? Bene. Poi, le varie scuole di pensiero sull'allenamento del core e lo sfingomanometro,
ossia la scuola australiana degli anni, dei primi anni, degli ultimi anni di Frank Zinches, del 2000, ci ha fatto studiare questa cosa dello sfingomanometro, ossia una rieducazione del trasverso, una rieducazione del multifido attraverso la variazione dello sfingomanometro messo sotto la pancia e messo sotto la schiena. Anche questo, come dicevamo prima, è un approccio per parti che non onora bene la complessità del sistema, ok? Anche se poi Frank lo faceva bene, no? Va così. È stato uno proprio dei precursori, ovviamente negli anni 60-70, quando l'old school training, che tuttora sta ritornando alla ribalta, infatti ci sarà anche una formazione dell'Axen di Catanzaro che inizierà la settimana prossima, bene, bene, dove io sarò docente, e Frank Zane con altri bodybuilder insegnavano proprio come fare il vacuum, come allenare, certo, tutta la parte interna dell'addome. A scopo estetico, certo, è fantastico. Infatti il classico. A scopo funzionale è un po' di meno. Funzionale vuol dire, ok, funzionale è, metti che devo utilizzare o sollevare un grande carico da terra per fare un grande stacco. Devi attivare in un modo, aumentare la pressione. Certo, però vacuum, più invece, larga è la base, certo, più stabile so, più la mia schiena è protetta, quindi avere una vita sottile e un'ipopressione tirando in dentro gli addominali. Quindi dipende sempre dallo scopo dell'esercizio. Bene. McGill invece dice super stiffness, quella parte deve avere una stabilità più grande della normalità. Perché? Perché la struttura è compromessa e non si può muovere come si dovrebbe. È semplice. Quindi l'esercizio è terapeutico perché utilizzo la muscolarità per compensare una struttura scheletrica che non è integra, che non segue dei meccanismi di movimento normali. Ecco la differenza. Stefano, dimmi. No, dico, possiamo dire in questo caso quindi che la situazione non è una situazione normale, è una situazione di emergenza. È una situazione di emergenza. È una situazione molto più particolare, più settoriale. Quindi gli studi di McGill ci dicono che se facciamo quegli esercizi là per tamponare le forze di taglio anteriore posteriore, le forze di taglio laterali e le forze di compressione, eventualmente il modello di allenamento di quelle parti muscolari è in grado di migliorare il movimento intrinseco delle parti vertebrali. Questo è l'arcano, questa è la differenziazione. Quindi quello si chiama super stiffness, che però, guarda caso, potrebbe essere utilizzato anche ad un livello altissimo di funzionalità della schiena, in quanto quando ci troviamo a dei livelli altissimi di funzionalità, come per i powerlifter, abbiamo bisogno di una extra stabilizzazione in maniera tale che la muscolatura non permetta alle vertebre di avere dei movimenti anche minimi, ma accessori, per far sì che le forze non vengano distribuite sulla parte scheletrica. Bene, non ci dimentichiamo ovviamente dell'allenamento, dell'importanza della respirazione. Lui era Franco Colombo, che io non lo sapevo, ma me lo ricordo nell'86 a Surai 1, che era colui il quale con il fiato faceva scoppiare le borse dell'acqua calda. Quindi potenziare quella muscolatura probabilmente è una cosa che in qualche caso potrebbe aiutare. Dai. Bene, ora, visto che i due sistemi sono congiunti e sono intrinseci, l'FMS all'interno delle sue abilità di movimento che scrutina ha due stabilità del busto, una nel piano sagittale, che è più volontaria, che è quella che utilizza McGill, e una della stabilità rotativa che invece è più riflessiva, ossia basata sui riflessi delle articolazioni sulle catene oblique. Ok?
la stabilità riflessiva parte dal presupposto che ci sia una mobilità sufficiente, e quella mobilità sufficiente non è altro che le informazioni che il cervello utilizza per creare un programma motorio. Nell'altro caso, nel caso di McGill con i mal di schiena cronici e ripetuti, visto che partiamo dal presupposto che la schiena non ha una integrità strutturale ottima, non posso creare quella mobilità e quindi devo migliorare la stabilità volontaria piuttosto che quella involontaria riabilitativa. Questo è un concetto fondamentale che noi applichiamo tutti i giorni. Stabilità volontaria nel piano sagittale, stabilità rotativa involontaria che coinvolge le catene cinetiche oblique, che però parte dal presupposto che abbia, che per funzionare debba avere un impianto di informazioni che proviene dalla mobilità intrinseca di tutte le parti corporee. E poi, aumentando il livello di testing, possiamo fare delle altre misurazioni che mi identificano l'insieme delle stabilità rotative e l'insieme della stabilità frontale ad un più alto livello, e questo è uno dei test che facciamo per il controllo motorio ad un livello successivo. Bene. Attenzione a dire che gli esperti si sbagliano, perché dobbiamo solamente capire da che principio stanno partendo e dove vogliono arrivare. È quello che volevo condividere con voi. Quindi non è che Gray Book e McGill si sbagliano, è che il loro scopo deve essere compreso e le indicazioni che ci danno devono essere contestualizzate. Ok? Io sono un interprete e utilizzo due sistemi da 20 anni. Bene, ora, questo, se volete farvi una foto, questa è una cosa interessante. Allora, abbiamo evinto che i due sistemi di valutazione del movimento ci portano a due modalità di esercizio differenti, ossia le modalità di esercizio terapeutiche e le modalità di esercizio rieducative. Me le sapreste descrivere? C'è qualcuno che si offre volontario? Ve lo rinfresco io. Allora, gli esercizi terapeutici sono degli esercizi per occuparci di una parte corporea che non può funzionare correttamente. L'esercizio rieducativo è per migliorare la qualità del movimento di una parte corporea che non funziona correttamente, ma è integra dal punto di vista strutturale. Semplice. Al momento in cui categorizzo le mie indicazioni ai miei clienti, ai miei pazienti in questa maniera, so cosa sto facendo e so dove voglio arrivare. Quindi le modalità degli esercizi sono diverse, perché la terapia, i big three dell'allenamento del core di McGill, seguono il principio del progressive overload, ossia dell'aumento progressivo dell'intensità e del volume di lavoro. Assecondano il principio del General Adaptation Syndrome, che è quel principio per il quale la muscolatura cresce dopo che ho avuto un incontro cronico con un determinato stressore, magari non troppo grande, in maniera tale da non creare problemi. Ho un block training, che significa che faccio serie e ripetizioni e recupero, e l'obiettivo è l'aumento delle capacità fisiche, ossia l'aumento, nel caso in cui del mal di schiena di McGill, della resistenza intrinseca e del tono intrinseco dei muscoli stabilizzatori per ottemperare a una struttura che non è più integra. Bene, la rieducazione invece va con una varietà di stimoli, perché stiamo cercando di lavorare sulla espressione del sistema nervoso. Va
attraverso il sistema che si chiama Specific Adaptation Imposed Demand, SAID. Questo mi dice che se io identifico una magagna nella qualità del movimento e quella struttura è integra, devo essere in grado di escogitare un esercizio che immediatamente risolva o migliori quella funzionalità. Questo è il SAID. Ok? Per questo facciamo random training e quindi la popolarità dell'animal flow, del ground force method, che utilizzano dei flussi di movimento sia per migliorare la qualità dei movimenti ma anche per avere dei movimenti multiarticolari, quindi quello è un doppio scopo, diciamo, non è proprio esclusivamente per migliorare la qualità dei movimenti. E questo è, mi viene, mi porta all'aumento delle abilità di movimento. Poi questo è, con questi due gruppi sono congruenti con invece lo sviluppo della forza e della potenza, perché c'è un progressive overload, c'è un general adaptation syndrome, c'è un block training, serie di ripetizioni, c'è un aumento delle capacità fisiche come scopo. Dopo questo c'è un aumento delle abilità sportive sport specifiche, perché c'è una varietà di stimoli, c'è una specific adaptation imposed demands, c'è un random training, c'è un aumento di abilità di movimento sport specifico. Ok? Quindi la differenziazione del programma di esercizi è fondamentale e deve essere sempre contestualizzata allo scopo dell'esercizio. Se non ho dei sistemi per categorizzare questo, allora l'esercizio che io fornisco non può essere qualificato e non so se il mio intervento è genuino a sufficienza per creare dei miglioramenti. Chiaro? Quindi l'analisi del movimento all'interno dei vari punti nel quale ci troviamo è fondamentale. Bene, ora, quindi, di questi, qual è l'esercizio ripetitivo e quello terapeutico? Terapeutico, la forma dell'esercizio, la tecnica dell'esercizio è fondamentale. La forma dell'esercizio passa in secondo piano perché attraverso l'errore o la gestione del movimento devo capire qual è il migliore movimento per me, perché questo è basato sullo sviluppo neurologico infantile. Entrambi i movimenti sono basati sullo sviluppo neurologico infantile, ma uno è più attento alla tecnica di esecuzione perché la struttura non è integra, l'altro invece vuole far avere una duttilità del sistema nervoso più ampia possibile. Ok, il feedback. Le due caratteristiche degli esercizi, ossia rieducativo e per l'aumento della tecnica specifica dello sport, è differente da l'esecuzione di esercizi terapeutici e degli esercizi di forza e per lo sviluppo della potenza. Uno è più duttile, l'altro è più stretto. Se io voglio aumentare le mie abilità tecniche, devo variare gli stimoli e il mio feedback come coach deve essere assolutamente piccolo e devo far sì che la persona apprenda il movimento attraverso l'errore. Se lavoro sulla potenza, sulla forza, e se lavoro sulle esercizi terapeutici, invece l'attenzione alla tecnica di esecuzione deve essere ampia, massima, perché se io sto facendo un massimale e mi permetto di fare un movimento non corretto, chances are che mi faccio male. Stessa cosa con il movimento di esercizio terapeutico. Ok? Allora, ora è il momento interattivo. Ci abbiamo praticamente 10 minuti. Abbiamo due scelte adesso. Vogliamo vedere degli esercizi pratici e la differenziazione fra l'esercizio terapeutico e l'esercizio rieducativo,
oppure vogliamo vedere delle ultimissime notizie su delle ultimissime ricerche scientifiche sulla prevenzione degli infortuni? La seconda? Allora, una critica fondamentale che era stata fatta all'FMS, una critica fondamentale che era stata fatta all'FMS era che Ma non c'è niente. Perché dopo un'ora che stanno seduti, il tempo stesso potrebbe lo stesso comunque mostrarci degli esercizi rieducativi e terapeutici mentre parli. Ti stoppi, no? Tanto sei una persona che parla molto bene, sei ben dotata, hai molto competenze, per cui. Spero di non avervi annoiato. Anzi, ci hai svegliato. Allora, cosa interessantissima. Lo studio è un follow up. Il primo studio è del 2015, c'è un follow up del 2019 che parliamo tra poco. Allora, una critica che è stata mossa verso l'FMS, perché c'è stato questo diciamo equivoco nella divulgazione dell'FMS, è che l'FMS era in grado di prevedere gli infortuni. Come ho cercato di spiegarvi, visto la complessità degli infortuni e visto la stratificazione dell'espressione del sistema nervoso, è impossibile che l'FMS sia in grado di prevedere gli infortuni. Oppure. Allora, questo è uno studio condotto nel 2015 e si chiama MP3 Military Power Performance Prevention Model. Il gruppo di studio era 1500 soldati seguiti per un anno, e l'obiettivo era determinare se ci sono dei fattori ricorrenti nella popolazione, nelle persone che eventualmente in questo anno si sono fatte male. I dati che sono stati collezionati sono molteplici dati anagrafici, e i test che sono stati effettuati erano l'FMS, il White Balance Test, che è un test all'interno del sistema dell'FMS per valutare la simmetria e la sufficienza delle falcate in tre direzioni: la corsa su due miglia, i sit-ups, i tagli anagrafici, gli infortuni precedenti, i fattori biopsicosociali e la percezione del recupero. La percezione del recupero era uno dei fattori fondamentali. Bene, dopo un anno, che è successo? Dopo un anno, i fattori più comuni a tutte le persone che si sono infortunate erano l'infortunio precedente, la quantità di recupero percepito, lo vedete, è troppo piccolo, il periodo di assenza di lavoro, ossia la gravità degli infortuni che si erano fatti, la asimmetria di dorsiflessione delle caviglie, il White Balance Test, YBT, degli arti inferiori nella falcata anteriore, le arti superiori nella falcata superiore laterale, quindi il controllo superiore, il controllo del motore degli arti inferiori, si fa sempre con il White Balance Test in una posizione di plank, quello che vi ho dimostrato prima, quindi quello è una analisi della stabilità del busto ad un livello superiore, che chiamiamo controllo motore degli arti superiori, sia nella falcata superiore laterale sia nella falcata inferiore laterale, la corsa su due miglia e il dolore evocato da FMS. Quindi tutte le persone che tra quelle 1500 si erano fatte male, tutte le persone avevano in comune questi, erano i più frequenti. Ne si evince che se è impossibile, visto che un infortunio è multifattoriale, stabilire che un fattore sia responsabile o corresponsabile o ti metta in una classe di rischio più alta di infortunio, possiamo vedere come chi all'interno di quella popolazione di 1500 persone dimostrava due o più di quei fattori, tra 0 e 2 di quei fattori, dopo un anno non si è fatto male.
chi dimostrava avere 3 o 4 fattori dopo un anno, c'era una percentuale che si faceva male. Più fattori si avevano tra quelli che abbiamo visto, più era alta la percentuale di rischio di farsi male, tanto da arrivare ad avere la percentuale di sicurezza, specificità 1%, con 9 o più fattori. Quindi è vero che l'FMS da solo non può o non è in grado di prevedere gli infortuni, ma la qualità dei movimenti dimostrata con l'FMS è sicuramente uno dei fattori fondamentali, soprattutto se l'FMS evoca dolore e se il controllo del movimento a livelli superiori e la mobilità di base, per esempio delle caviglie, non è sufficiente. Il follow up, ok, questo, il follow up di quelle persone che si hanno fatto male, di quelle persone all'interno di quelle 1500, 480 persone in quell'anno si fecero male e vennero sottoposte a normali metodi di recupero. All'interno di quelle 480 persone, il 70% al recupero, al ritorno all'attività normale, avevano ancora 5 o più fattori di rischio. Quindi significa che come comunità non stiamo facendo un lavoro sufficiente. Di quel 70%, il 40% di quelli, oltre ad aver avuto quell'infortunio in quell'anno, ne avevano avuto un altro almeno nei 5 anni precedenti. Solamente il 7% di quelli non infortunati, nei 1500, aveva un rischio, una categoria di rischio con 5 fattori di più. Il 44% di quelli riammessi allo sport, all'attività, attraverso il sistema di analisi selettiva ad SFMA, ossia modello, il modulo di analisi del movimento quando il dolore è presente, che tiene in considerazione le parti corporee, il controllo e i vari compensi in base alla interdipendenza regionale, il 44% di quelli avevano ancora dolore con quei movimenti banali. Quindi stiamo riammettendo allo sport o all'attività specifica delle persone che non abbiamo rieducato completamente. Quindi quello che vorrei farvi capire è che il vostro ruolo è fondamentale per migliorarmi, migliorarci e migliorare tutti gli altri. Abbiamo bisogno di degli strumenti di analisi del movimento, i quali mi danno delle concezioni sulle cose che prescrivo ai miei clienti, ai miei pazienti, le quali devono essere qualificate e le quali devono essere eventualmente analizzate prima e analizzate dopo per identificare la genuinità del mio intervento attraverso il test e retest. Se non faccio questo sistema, il test e retest, per validare la genuinità del mio intervento, quello che faccio è un lavoro a metà. Non so se le mie prescrizioni danno il risultato che io voglio. Ok? E sicuramente quando ci si presenta davanti una persona che ha avuto un infortunio precedente, questo, ragazzi, è del marzo 2020, quindi tutto quello che vi ho detto è rinchiuso in questo studio che potete trovare, quella è la reference, e comunque sia 0,2 fattori non incremento di rischio, 3-4 fattori di quelli che abbiamo detto prima incremento di rischio, che sono questi 5-9 fattori un rischio di infortunio molto, molto elevato. La cosa principale che dobbiamo ricordare è che se le persone hanno avuto un infortunio e ci si presentano, dobbiamo valutare i loro movimenti, perché quell'infortunio, indipendentemente che sia attivo o non sia attivo, inficia la qualità del movimento, che eventualmente lo porterà ad essere prono ad un altro infortunio. Per il momento è tutto, spero di non avervi annoiato e spero di rivedervi oggi pomeriggio per parlare più in dettaglio del mal di schiena
il metodo o la visione di McGill e tutti i fattori di innesco del dolore sulla schiena. Buona giornata, ci vediamo dopo.